Benvenuti a una nuova puntata di Focus Trieste. Partiamo nuovamente da qui, dallo studio di consulenza d'arte Tivarnella. Questa volta tratteremo però dei quadri, non più delle sculture, quadri di artiste donne. Questa volta trattiamo un altro artista, una donna, Adriana Rigonat. Cosa ci puoi raccontare di lei, Enea? Beh, innanzitutto che è una pittrice molto attiva, sia da un punto di vista fattivo, pittorico, che da un punto di vista organizzativo. Ha partecipato in mostre in moltissimi paesi europei e in moltissime regioni italiane. Comincerei con una provocazione, visto che il suo è un lavoro piuttosto energico e intraprendente. Mi piace pensare che Adriana sia una pittrice piuttosto incosciente, nel senso che nel momento in cui lei prende i pennelli in mano e si pone davanti al foglio bianco, non ha perfettamente coscienza di quello che sta per succedere, di ciò che sta per accadere. E questo la mette in una condizione, da un certo punto di vista, di profondo svantaggio, perché lei non si preoccupa di ciò che sarà poi del pubblico, delle esigenze di mercato, non ha questi pensieri qui. Diventa un punto immediato di origine di qualcosa. Questo però ha il grande vantaggio, il fatto di essere incosciente, il fatto di essere completamente, se mi viene concesso, libera da questi meccanismi, le dà la possibilità di mettere su carta qualcosa di immediato, qualcosa di veramente sincero, profondo e toccante. La cosa che sicuramente la caratterizza di più, vedendo tutti i lavori, e che è un po' se vogliamo, un filo continuo di tutto il lavoro, è il silenzio che queste figure ci riportano. Volti vuoti, avvolti in tinture piatte, però in un contesto estremamente forte, espressivo, a volte quasi drammatico. Questo discorso però è veramente molto interessante, perché andando a lavorare sul silenzio in un contesto come questo, in un contesto di profonda passione, e voglio lavorare proprio su questo concetto parlando di Rigonat, sì. È il fatto di metterci di fronte al dato di fatto che siamo privi di passioni, non siamo più in grado di costruire passioni, li abbiamo confusi con delle misere voglie. Ma è stata persa la passione, e questo ci pone anche davanti l'opera di Adriana Rigonat di sentire quel silenzio che la figura ci sta raccontando. Perché la figura, dipinta in questa maniera, ci sta chiedendo di completare l'opera, di raccontare qualcosa su di sé. Ma noi non siamo sempre in grado di farlo, anzi diventa difficile perché siamo disabituati a questo esercizio. Dobbiamo essere simpatici a lei, dobbiamo sentire il tipo di sensazione, di sentimento che sta vivendo, e quindi condividere con lei una passione. E questo è uno sforzo estremamente complesso che lei ci invita a fare, però è uno strumento, questo tipo di pittura, particolarmente adatto a questo esercizio di recupero della passione. Per dirla molto semplicemente alla Nietzsche, dobbiamo diventare ciò che siamo, dobbiamo uscire da quella condizione di finzione che tutti i giorni recitiamo per recuperare qualcosa di radicalmente più profondo nel suo lavoro. Ha recentemente anche esposto a Bruxelles, ma in Germania, è stata ampiamente apprezzata da collezionisti scandinavi, ha un certo tipo di espressione che evidentemente ha delle affinità con quell'area geografica. Non saprei però spiegare in maniera chiara il motivo di questa coesione di estetica, probabilmente. Certo è che l'espressività è decisamente dura, ecco, non ha il problema, Adriana non si pone il problema di dipingere delle opere piacevoli, non la riguarda questo tipo di problema. Cerca di andare oltre la piacevolezza del dipinto, cercando di arrivare a qualcosa di più radicale. Più diretta, più... Assolutamente, più, sì. Più sì. Forte. Adesso io direi che ne abbiamo viste quattro e ci possiamo girare e mi puoi raccontare queste altre sue opere. Questo tipo di visione cosa implica? Adriana ha la caratteristica, oltretutto, oltre a inserire queste figure, a lavorare con queste figure silenziose, di inserire anche molti dettagli che non riguardano l'umano nelle opere. E questo tipo di proposta,
cioè un simbolo estremamente forte che rimanda a qualcosa che noi dobbiamo ancora capire, con una figura estremamente silenziosa a fianco, ci porta ad una metodologia che, parlando di lei, ho definito il pensiero divergente. Il pensiero divergente è chiaramente diverso dal pensiero convergente, che è quello di ogni giorno siamo portati a svolgere, per cui dobbiamo risolvere problemi che sono stati strutturati e vivono all'interno dei problemi della nostra quotidianità, un problema che crea un altro problema. Il pensiero divergente in realtà è il cercare di andare a prendere fuori, in un altro ambito, le risposte di cui abbiamo bisogno, gli strumenti di cui abbiamo bisogno, quindi importare all'interno di un mondo qualcosa di completamente diverso. Questo implica. Adriana Rigonat ci dà la possibilità di essere autenticamente creativi guardando le sue opere, perché ci dà la possibilità di mettere insieme due mondi che tra di loro non hanno assolutamente niente a che fare. E questo è un principio fondamentale della creatività. Non ho molta fiducia nel fatto che le cose vengano create dal nulla. Non dubito che un artista abbia tanto da dire all'umanità da poter produrre centinaia di opere. Semmai può essere, come diceva Willem de Kooning, il punto in cui l'oggetto diventa un'altra cosa, per cui trasformo una cosa che sto vedendo in qualcos'altro, senza specificare però che cosa sta diventando. Te lo lascio giudicare, te lo lascio costruire, te lo lascio vivere. Quando lei fa le sue opere, pensi che lei pensi questo? No. Ritornando proprio al discorso che facevo all'inizio, la sua incoscienza è dettata proprio da questo. Lei capisce molto bene questo discorso, la conosco molto bene, ne abbiamo parlato spesso, ed è un tipo di vita e di pensiero che lei sente profondamente, ma nel momento in cui si trova davanti all'opera, davanti al foglio bianco, diventa vuoto quel foglio. È lì che nasce l'incoscienza, che poi le permette di essere tanto libera quanto è poi sulla tela. Le opere appunto sono state cambiate, adesso siamo di fronte sempre a un'artista donna originaria di Cividale del Friuli. Chi è questa Claudia Raza? Claudia Raza è un'artista, come hai detto tu giustamente, originaria di Cividale del Friuli, che si è trasferita molti anni fa a Trieste, in particolare sul Carso. Claudia Raza è un'artista che ha una produzione enorme, veramente enorme, con sperimentazioni di ogni tipo. Una cosa che forse la caratterizza in maniera chiara è il fatto di aver dedicato a cicli degli argomenti specifici, le opere degli argomenti specifici. C'è stato un periodo commovente, straordinario, dedicato ai canneti. Adesso sta vivendo un periodo molto interessante dedicato alla scrittura, non in senso significativo, ma in senso scenico. Quello che ho presentato qui è invece un ciclo dedicato alle pietre, che lei identifica. È molto interessante il fatto che nel momento in cui lei espone per la prima volta queste opere, che sono degli inizi degli anni 2000, la critica legge questa proposta della pietra come una sorta di analisi di uno shock del passaggio da Cividale del Friuli al Carso. E poi tra l'altro dal suo studio lei vede le pietre del Carso, vede le cave romane, vede questi agglomerati di pietra in mezzo ai boschi secchi in autunno. Una novità. Una novità. Per il suo occhio. Qualcosa e anche per i suoi sentimenti. Sì, certo. Anche perché il suo legame con Cividale è sempre stato comunque molto forte. Una novità è oltretutto qualcosa di completamente alieno e quindi da studiare. La cosa che mi ha sempre molto colpito in maniera abbastanza forte, non solo in lei, anche in altri autori, ma in questo caso possiamo riferirlo a lei, è il fatto di aver scelto di parlare di un argomento come le pietre, un argomento classico, no? Per cui possiamo dire la complessa semplicità. È vero, è un argomento estremamente chiaro, limpido, però estremamente complesso. Ma la cosa interessante è il fatto di aver adoperato per queste opere che sono in incisione, in acquaforte, aver utilizzato un minerale come il carborundum, che è un minerale composto dal silicio e dal carbonio, estremamente duro, quasi come il diamante, e utilizza questo strumento per realizzare le acqueforti, per realizzare queste grafiche. Si tratta della pietra che rappresenta la pietra. Poi Claudia Raza la scarnifica, la va ad analizzare, la decontestualizza, la fa diventare quasi una sorta di anatomia, che trasforma queste opere, queste pietre in personaggi. Inizia a crearsi una storia, inizia a diventare qualcosa di fisico.
perdendo la sua identità fredda, perdendo la sua identità di pietra. Ecco, noi appunto, noi ci siamo girati verso le altre opere. Perché quest'artista donna sceglie proprio la pietra? Sceglie la pietra e non un altro elemento che possa riguardare la pietra, come un sasso, ad esempio, perché è interessata all'elemento archetipico. Rivede nella pietra il più profondo degli elementi, quello da cui tutto parte. E lei è molto affascinata dal fatto che l'uomo si prodighi nello scavare e nell'organizzarsi, nello scavare per chilometri sottoterra alla ricerca di microframmenti di pietre specifiche. Questo è un elemento che l'ha sempre affascinata molto. E il motivo per cui sceglie la pietra è proprio questo, cioè andare a caccia dell'elemento primario, che però porta in sé tutta la storia della sua costruzione. Noi vediamo la pietra, ma la pietra prima ha milioni di anni di costruzione, e quindi nel suo rapporto che la pietra ha con l'acqua, nel suo rapporto che la pietra ha con le temperature, con i movimenti dell'urici, con tutte le peculiarità del terreno, del mondo in cui si trova a realizzarsi. In questo caso, ad esempio, con quest'opera qui, lei ci racconta la pietra che viene formata dall'acqua, e quindi nel rapporto che la pietra ha nella formazione lenta, costante, quella che potrebbe essere la pietra calcarea. Quest'opera in modo particolare, oltre ad avere questo tipo di approccio qui, è anche poeticamente legata ad un altro periodo che a lei è molto caro, a cui ho fatto accenno prima, che è il periodo dei canneti, in cui Claudia Razza descrive e racconta le foci dei fiumi del Friuli Venezia Giulia. Ha qualcosa di fluido. Esatto, però non c'è questo grande distacco tra i canneti e la pietra. Stiamo parlando di due realtà estremamente connesse tra di loro, perché la pietra è costruzione, ma la pietra è anche spostato, quindi è un risultato, ma diventa anche elemento di azione su quello che poi è l'elemento che l'ha resa quello che è. E a Claudia Razza interessa questo, la pietra come elemento archetipico. Sì, la pietra che comunque è un elemento di connessione, no? Fra anche gli altri elementi. Certo, assolutamente, assolutamente. E diventa molto, ma molto spesso, soprattutto in tecniche pittoriche o incisorie come quelle che lei ama molto, diventa lo strumento attraverso cui poter raccontare. Benvenuti nuovamente all'interno della Tivernella Art Gallery, uno studio di consulenza d'arte appunto curato dal dottor Enea Chersicola. E questa volta al mio fianco c'è un artista romano, Giovanni Trimani. Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a te. Raccontaci un po' di cosa ti occupi. Io sono fondamentalmente un pittore e uno scultore. Faccio pittura su tela e su altri materiali e scultura in ferro elettrosaldato, fatto con lavorazione mia, artigianale. Giovanni, vedo appunto, oltre che sulla tua cravatta, anche su questi meravigliosi quadri, che c'è un soggetto, no? ben definito. Come mai scegli la sedia? La sedia perché da un paio d'anni il mio progetto si chiama Progetto a Sedia. Quindi il tema iconico dominante è appunto la sedia, ma una sedia molto particolare, perché non è una sedia legata al design. A me non interessa l'oggetto fine a se stesso, non mi interessa disegnare o dipingere o scolpire la sedia più bella del mondo. A me interessa la sedia in quanto macchina, diciamo una macchina metafisica, che porta oggetto e soggetto a fondersi. Infatti, per esempio, in questo quadro, che si chiama Modo mio numero 2, è una sedia impossibile. In che senso? Impossibile perché appunto c'è questa dimensione di rapporto tra
il soggetto, che potrebbe essere questa figura, questa sagoma, e l'oggetto, in cui c'è una vera impossibilità, c'è un rapporto rotto tra i due, quindi la sedia non è corrispondente alla fisicità dell'uomo. Perché? Perché questa qua non deve essere una sedia comoda, deve essere lo specchio del soggetto. Quindi la sedia si fonde, si sovrappone, e quindi le mie sedie diventano una galleria di ritratti. Sono ritratti non più semplici volti, ma oggetti. Oggetti che però prendono vita perché prendono l'essenza del soggetto. Ognuno di noi ricorda una sedia che gli ricorda sicuramente chi c'era sopra, sì, seduto. Questa sedia disegna poi un suo, diciamo, spazio, una sua fisicità. La fisicità della sedia è anche nel creare uno spazio intorno a sé, uno spazio che magari non esiste, nel senso, anche in un ambiente totalmente aperto. Se io metto una sedia lasciata lì, comunque questa sedia magicamente disegnerà un suo spazio, un suo ambito, un suo campo di esistenza, dove chiunque passerà si farà due domande prima di mettersi seduto, e magari si guarderà anche, magari passa qualcuno, si siede, mi vede seduto e mi dice: ma vattene via, insomma. Per cui ecco, da questo qua per esempio si passa a Trionfo numero 1. Come dove, mai questo nome? Dove qui, perché mi piaceva questa potenza nel colore. In quest'opera sono tornato un po' alle mie origini espressioniste, dove però qui la sedia, ecco, diventa addirittura soltanto un contorno, diventa una sagoma. E qui appunto c'è il vortice del mondo, che però è, se vogliamo, campito da questa sagoma, che siamo noi, dove praticamente noi siamo nel mondo, ma non dovremmo essere del mondo, come diceva San Francesco. Quindi noi siamo comunque nel nostro spazio, ma dobbiamo stare attenti a non essere dello spazio, quindi mantenere la nostra unicità. In quest'opera di Dreamer 2, appunto, volevo sottolineare come spesso e volentieri noi abbiamo delle stanze, dei luoghi segreti, dove tante volte c'è un sogno, e tante volte dove sono stanze dove noi mettiamo ciò che non confesseremmo a nessuno, neanche alla moglie, al padre o alla madre, sono cose nostre. E quindi in questo sogno onirico, dove è un po' tutto stravolto, dove però, ecco, c'è un senso quasi di non stabilità, dove però, ecco, interviene ancora qui il sogno. Perché poi alla fine io penso sempre che il mondo non è tutto rose e fiori, non sono tutti palloncini. Però io penso tante volte che se già la realtà è brutta, secondo me non è importante caricarla ancora di più di significati negativi. Io penso che anche il negativo vada rivisto e riletto in chiave positiva. Sono molto contento infatti di fare la mia prima esposizione personale a Trieste, perché vedo Trieste come un bellissimo crogiuolo di differenze, però che convivono. Infatti penso alle parole del grande Sabba: Trieste è un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Io penso che con questa mostra Trieste mi abbia regalato questo fiore. E quindi ringrazio tutti e vi invito dal sabato 24 novembre a martedì 18 dicembre alla mostra, che si chiamerà, il titolo è Logos legato al Logos di Martin Heidegger. Quindi un piano anche molto interessante sulla metafisica, che c'è anche nei miei quadri. Orario dal mercoledì al venerdì, dalle 16 alle 20, il sabato 10, 13, 16, 20, il resto dei giorni su appuntamento. Penso che abbiamo... Benissimo, Giovanni. Un po' tutto. Non mi resta altro che farti i miei più grandi auguri e un grandissimo in bocca al lupo. Grazie a voi per avermi ospitato.